29esima edizione del congresso territoriale della Federazione Nazionale Pensionati, tanti i temi al centro del dibattito, la rivalutazione delle pensioni e una riforma del sistema previdenziale su tutti. Sì, è proprio vero, questo nostro congresso provinciale della Federazione dei Pensionati della Spezia si svolge in un momento particolarmente delicato, non soltanto per noi pensionati, ma credo per tutto il mondo del lavoro. Le priorità, come sempre per noi, per quanto riguarda i pensionati, sono la nostra piattaforma che unitariamente a CGL e CISL e UIL abbiamo presentato al governo e finora non ha dato esiti soddisfacenti. Più sul territorio spezzino rimane l'annoso problema della sanità. Non possiamo più aspettare, credo, le pose delle prime pietre sull'ospedale del Finettino. Anche in questi giorni c'è stato un rimbalzo di responsabilità, però di inizio dei lavori non se ne parla ancora. Anche la necessità di rafforzare la medicina territoriale per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. Sì, io credo che la pandemia ha esaltato quello che già non c'era, perché non è che la pandemia improvvisamente, no, il Servizio Sanitario Nazionale sul territorio, sulla medicina territoriale, sulle liste di attesa, sulla continuità assistenziale non esisteva, poco o niente. La pandemia ha esaltato questi problemi e la cosa positiva è che tutti i cittadini si sono accorti che la sanità non funziona. In questo paese c'è bisogno di una sanità universale, pubblica e che funzioni. Inizia con questa assise il percorso congressuale del sindacato, è importante che venga fuori una classe dirigente all'altezza e soprattutto collegata con il territorio. Certamente, già nei posti di lavoro sono stati eletti i delegati che verranno poi alle nostre assise, la nostra fase congressuale è iniziata oramai da circa un mese, oggi c'è questo importante congresso della Federazione Nazionale Pensionati, ovviamente il tutto si contestualizza in questa fase di mobilitazione nazionale. Come sapete, ieri c'è stato un incontro con il governo che non ha dato esito positivo, quindi il sindacato, rinnovando i suoi quadri, rinnovando i suoi delegati, la CISL in particolare, sarà parte diligente per appunto far cambiare la manovra così come è stata presentata. Lo ribadisco, vogliamo cambiare la politica finanziaria del governo in merito alle pensioni, in merito al fisco, in merito al lavoro, in merito a quella che deve essere la progettualità per un futuro migliore per i nostri giovani, per i nostri lavoratori, per i nostri pensionati. Il congresso si concluderà ovviamente a maggio del prossimo anno con il congresso nazionale e da marzo del prossimo anno si terrà il congresso regionale.